Ragazzi e ragazze, buonasera! Sto facendo questa diretta a sorpresa, non ho avvisato nessuno perché ancora ero indecisa se farla qui oppure se farla sul mio gruppo privato Brilla come una dea, perché ho deciso vista la situazione, aspettiamo un secondo che arriva qualcuno. Eccola! Non te vedo. Ah, eccola, eccola, eccola. Bonsoir! E ci puoi pure scegliere? Scegliere, che ci fai qua? Pure tutti hanno chiuso dentro casa. Chi altro c'è? Chi altro c'è? Scrivetemi buonasera, da dove ci state guardando? Da dove? Ah, sorpresina. Da dove vi state collegando, ragazzi? Che è bellissimo. Io in questi giorni sento un'unione assurda, bellissima. E mi piacerebbe sapere da dove vi state collegando. Caterina Manzi, da dove ti sei collegata? Gabriella Teta, Laura Vignali, Sheriar da Rimini, vero? O Riccione, non mi ricordo. Scrivetemi qua sotto da dove vi state collegando, perché è divertente saperlo, così per vedere da che parte d'Italia. È bello, no? È fighissimo che ci abbiamo la connessione. Pinerolese, oddio, io sono un po' ignorante. Pinerolese mi fa pensare a qualcosa tipo il Trentino? Può essere? È bella questa cosa che nonostante tutto, comunque c'è sempre la possibilità di entrare in connessione. E in questo periodo in particolare io vedo un sacco di persone. Da Rimini, bellissimo. Che si uniscono. Io sto facendo un sacco di provincia di Torino, Roma, quindi già abbiamo Torino, Rimini, Roma, già abbiamo la scaletta. E gli altri invece da dove vengono? Dai, che sono curiosa. Laura, da dove viene? E quindi sto vedendo che si stanno attivando veramente tante bellissime energie. Sto facendo un sacco di videochiamate pure con i miei amici, cose che, cioè, amici che non sentivo mai e che adesso c'è molta più connessione. Non so voi, ma a me non è che proprio mi dispiace tanto. Ovviamente il fatto di non poter uscire di casa non è tanto comodo. Però ecco, allora, vi dico prima il motivo per cui sto facendo questa diretta. Allora, il motivo è che voglio iniziare, poi scrivetemi se vi piace, ma sicuramente vi piacerà. Voglio iniziare una sfida che ho chiamato appunto la sfida della femminilità o la sfida della gioia. Perché c'è bisogno di questo, c'è bisogno per guarire Madre Terra, che ci sta chiedendo tanto tanto aiuto in questo periodo. Tutto quello che sta succedendo è comunque una sua richiesta d'aiuto a essere. Ah, Damassa Carrara, perfetto. È una sua richiesta d'aiuto a essere più a far uscire da noi proprio l'energia femminile. L'energia femminile è un'energia guaritrice. E aspettate un secondo, che se no mi arrivano le notifiche e fanno casino sul telefono. E che significa? Ah, da Torino, Clari, bellissimo. Quindi due già da torinesi, state avanti. E quindi che cosa significa che la terra ha bisogno della nostra energia femminile? Significa che ha bisogno che ritorniamo più nel nostro cuore, che ci mettiamo più in contatto con noi stessi, con le nostre emozioni, che le abbiamo un po' lasciate ai fiordi norvegesi. Abbiamo questa vita così frenetica, questo stop proprio arrivato da Madre Terra che ha detto fermati. Ultimamente sta girando un video di cui ho visto solo l'inizio perché me ne arrivano in continuazione, in cui c'è proprio la voce di Madre Terra, non so se l'avete visto, che dice adesso fermati. E questa cosa mi ha risuonato tantissimo, mi ha fatto venire i brividi, perché quello che sta succedendo adesso è proprio questo, che noi ci siamo, tra virgolette, siamo stati costretti a fermarci. Ok, lasciamo perdere tutte le varie cause, che io nemmeno mi ci voglio mettere tanto a indagarle, sinceramente, ma voglio vedere questa, voglio cogliere, diciamo, questa situazione, questo momento come un momento proprio per fermarci. E per riflettere anche dalle tante per riflettere sul fatto che noi. Ah, è vero, infatti è bellissimo.
che è andata a nuotare. Tania, Tania è una persona speciale per me, è una persona veramente speciale. Ecco, che cosa stiamo facendo noi in questo momento? Stiamo, allora, questo momento serve appunto per riconnetterci, no? Riconnetterci con noi stessi, riconnetterci con la terra. Noi siamo dei canali, no? Di guarigione tra il cielo e la terra. La terra ha bisogno dell'energia del cielo e noi, come esseri umani, siamo i canali che uniscono proprio la terra ed il cielo, quindi il nostro compito in questo momento è di essere proprio dei canali di guarigione tra l'energia del cielo e quello della terra. E Madre Terra adesso cerca questo, cerca questa guarigione, ok? Quello che però sto vedendo che si sta verificando in questo periodo è questo, che noi stiamo cedendo il nostro potere. Il nostro potere come esseri creatori a questi telegiornali, queste notizie. Cioè, noi ogni volta, noi è come se facciamo l'amore continuamente, non facciamo l'amore solo fisicamente, ma lo facciamo anche con le forme pensiero che stanno nell'etere. Sapete che per esempio anche nel transurfing viene detto, no, di Vadim Zeeland, che nell'aria, cioè nel senso nell'etere, noi non siamo soli. Ci sono i nostri pensieri anche, sono dei pensieri che derivano dalle forme pensiero che vagano, ok? Che vagano nell'etere. Come una volta qualcuno, il mio maestro, il dottor Riefoli, mi spiegò questa cosa in questo modo. È come se noi fossimo dei tram, ok? Noi umani, e a un certo punto ci connettiamo a questi fili appunto della corrente da cui prendiamo questi pensieri, ok? Il problema che si sta verificando in questo periodo è che stiamo assorbendo i pensieri di paura. E che cosa vanno a fare questi pensieri di paura dentro di noi? Vanno a depotenziarci. Perché noi stiamo cedendo il nostro potere a queste forme di pensiero che però ci impoveriscono, ci abbassano le frequenze, ok? E infatti il coronavirus molte volte è visto come scusate un secondo. Allora. Ok, mi è sfuggito di mente quello che stavo cercando di dire perché comunque sono piena di informazioni in questo momento. Esatto, scusate che c'è Flynn che vuole entrare, vuole partecipare pure lui alla diretta. Flynn? Mamma mia, povera sorellina. Vieni pure tu? Eccolo qua, è arrivato pure Flynn. La paura è molta, esatto, ed è come se questo virus volesse proprio metterci a tu per tu con le nostre paure. Infatti, se voi avete fatto caso a questa cosa, questo virus muore con la luce, muore con il calore, muore con la luce. Quindi, che cosa sta succedendo a livello, diciamo, più sottile? Qua ci siamo di nuovo. In realtà, che cosa simboleggia? Perché noi dobbiamo sempre vedere il simbolo dietro quello che succede. Che cosa questo virus è il simbolo di che cosa secondo voi? Io tra le tante riflessioni che ho fatto, sono giunta alla conclusione che è il simbolo proprio dei nostri lati oscuri, dei nostri lati ombra. E infatti questa cosa ha fatto venire fuori tutto, cioè la pandemia, Madonna mia, ha fatto venire fuori tutte le paure che abbiamo noi nel subconscio. E questa è una cosa che è inevitabile.
Cioè, noi con la vita che facevamo, tutta così frenetica, un corri-corri, non ci fermavamo mai, il tempo non si trovava mai, facciamo un po' di mediazioni, no, nemmeno 5 minuti, nemmeno un minuto, cioè, vivevamo, ma non era che non avevamo tempo, era che non volevamo, ecco, non volevamo avere davanti, faccia a faccia, trovarci faccia a faccia con le nostre paure, con i nostri abissi, con il nostro subconscio. Che è chiamato anche bambino interiore. Infatti, io nel mio gruppo privato Brilla come una dea, sto facendo un corso che si chiama proprio un corso incentrato su questo, su come guarire le ferite del bambino interiore e come anche questo aiuta a vivere una vita felice, perché altrimenti noi viviamo sempre con queste paure. Di questo bambino che non è cresciuto o che comunque non viene, no, a cui non viene data nessuna attenzione. Non so se riesco a spiegarmi. Quindi, questo virus è semplicemente un modo per dire: guarda, che esiste anche la tua ombra e devi averci a che fare. Non è una cosa che tu puoi permetterti di trascurare. Le tue paure, le tue insicurezze, i tuoi lati deboli, li devi accogliere, li devi integrare dentro di te, altrimenti usciranno fuori così, come si sta dilagando adesso questo virus. Capito? Usciranno fuori all'improvviso e tu non sarai più in grado di gestirlo, talmente che c'è questo accumulo che sarà una cosa ingestibile. Infatti questo sta succedendo, che la gente va in crisi. Perché c'è questa psicosi? Perché noi non siamo abituati proprio a integrare i nostri lati ombra, quindi appunto le nostre insicurezze, le nostre fragilità. Noi pensiamo sempre di essere supereroi, pensiamo sempre di essere invincibili, non abbiamo nessun difetto. Ciao Mary, buonasera e benvenuta. Mary fa parte del mio gruppo Brilla come una dea, infatti lei. Insomma, stiamo affrontando proprio questo tema del bambino interiore e delle nostre ferite paterne soprattutto. E quindi questa è una cosa che invece va assolutamente affrontata, perché altrimenti, ecco, si verifica questo, si verifica che non troviamo il partner ideale, ci attiriamo persone, questa è una delle tante conseguenze ovviamente del non avere a che fare, ciao Mary, con il nostro bambino interiore. E quello che sta succedendo è una di quelle cause, è una di quelle conseguenze. Quindi una volta che abbiamo visto che cosa sta succedendo a livello sottile, poi ovviamente ci sono tante altre spiegazioni. Ma a me ha colpito molto questa qua, quella proprio di questo lato ombra che è emerso boh, come un boato, boh, e adesso noi dobbiamo per forza guardarlo. Lui vuole che noi lo guardiamo, ma non per farci paura, non perché ci deve fare paura, perché ci dobbiamo spaventare, no, non è questo, perché. C'era un formatore, adesso non ricordo il nome, che diceva che Pier Giorgio Caselli, che se non lo conoscete vi invito a guardare i suoi video, lui dice che quando tu hai a che fare con i tuoi lati ombra, quindi con il tuo bambino interiore, con le tue ferite, con le tue paure, quando le porti in superficie e ci parli, puoi anche vedere i film horror, film di terrore e non succede niente perché. È come se tu le hai integrate dentro di te, le conosci, tutte le paure tue dell'animo umano, le conosci, ovviamente non le possiamo conoscere tutte, però il fatto stesso di, ecco, portarle alla luce, come succederà quando sparirà questo virus, quando verrà portato alla luce, quando il sole lo scalderà, questo virus che ci sembra così cattivo, che sta facendo queste morti, che poi. Bruce Lipton, che è uno dei fisici più famosi della fisica quantistica, ha detto che ha causato l'1% in più solo, tra virgolette, solo delle morti naturali da influenza, quindi non è nemmeno tutta questa cosa. Però ovviamente ce lo vogliono far apparire in un certo modo. Vabbè, adesso non entriamo in queste teorie perché non è questo l'obiettivo di questo video. Buonasera Lucia che ti sei collegata. L'obiettivo di questo video qual è? Quello di riportare alla luce la nostra energia femminile. E perché dobbiamo riportare la nostra energia femminile? Per guarire quello che sta succedendo, perché noi donne
abbiamo il potere di fare questo. Nelle tradizioni sciamaniche sono le donne che vengono venerate. La donna è creatrice, ha questo potere di dare vita, no? Noi, siamo noi che diamo la vita, che diamo la luce ai bambini. Quindi noi abbiamo il potere di guarire e di guarirci. Questa è una cosa che a me quando l'ho capita e la sto ancora capendo, la sto ancora integrando dentro di me insieme a voi giorno per giorno con i post che faccio, con i video che metto. Io non sono una guru o una guaritrice, io sono una di voi che sta semplicemente su un percorso di scoperta di se stessa e dei suoi poteri di guarigione, perché noi non siamo semplici esseri umani come ci vogliono far credere, siamo degli dei. Siamo venuti su questa terra con una missione e soprattutto per guarire questa terra, questo pianeta su cui ci siamo incarnati. Non stiamo, ciao Marco, non stiamo qua a casaccio. Quindi che cosa ci chiede adesso Madre Terra? Di portare la nostra energia femminile guaritrice nel mondo. E come lo facciamo? Io ho capito che è una cosa molto semplice in realtà. Non è qualcosa di assurdo che comporta calcoli matematici oppure che dici ci vuole una laurea. Fortunatamente no. Nasciamo, la cosa bella è che nasciamo tutti con questo dono. Soltanto che è come se tu prendi una lampadina, ok? E la copri di strati di polvere, tanti strati, no? E tu la guardi e dici: ma dov'è la luce? Dove sta la luce? Non è una lampadina. E invece la luce sta là sotto, soltanto che è ricoperta di strati di polvere che vanno tolti. Ok? Quindi noi ci dobbiamo un attimo abituare a togliere questa polvere dalla nostra luce interiore. E che cosa sono questi strati di polvere? Tutta la pesantezza, tutti gli schemi mentali che ci hanno inculcato e che continuano ad inculcarci attraverso delle riprogrammazioni del nostro subconscio di cui noi non siamo consci. È la nostra paura, la nostra insicurezza, il fatto di non sentirci meritevoli dell'abbondanza, meritevoli di amore, il fatto di cercare sempre qualcuno che ci completi perché non ci sentiamo mai complete. Questi sono solo schemi mentali che sono entrati però nel nostro subconscio e che condizionano la nostra vita. Quindi che cosa voglio fare con voi in questo gruppo nella pratica? Innanzitutto vi ringrazio che siete qua e che mi state ascoltando. E la sfida, tra virgolette, che vi propongo è una cosa molto molto bella e che ripristinerà le nostre energie femminili. Quindi siete pronte a questa sfida? Innanzitutto vi voglio dire una cosa. Questa sfida comporta che voi in questo è un gruppo dove non voglio parlare solo io. Io propongo, ok? Perché mi interesso, faccio, però l'obiettivo di questa sfida, di questi 14 giorni che voglio fare con voi, mi è venuto adesso il numero 14, non ero nemmeno preparata a questo, però mi hanno chiamato evidentemente in questo momento a prolungarlo per 14 giorni perché volevo farlo solo per una settimana, però facciamolo per 14 giorni. È quello di postare foto, video, qualunque cosa vi venga in mente riguardanti queste cose che vi sto per dire adesso, ok? Il risveglio dell'energia femminile che cos'è? È risvegliare noi stesse, risvegliare la nostra parte dea e per gli uomini risvegliare le proprie emozioni, quindi l'istinto, la creatività, l'arte che si può manifestare in tanti modi. Manifestare noi stesse, quello che siamo veramente, la nostra luce, i nostri sogni, quelle cose che noi volevamo fare, ma che a causa di questa vita abbiamo messo da parte, di questa vita frenetica abbiamo messo da parte e ci siamo proprio scordati della loro esistenza. Per
far venire fuori anche la nostra parte bambina, come vi dicevo, il risveglio del bambino interiore. Questo bambino sta urlando e vuole essere ascoltato, e se non viene ascoltato fa questo macello che sta succedendo adesso, ok? Quindi, che cosa faremo in questi giorni? Io ogni giorno vi darò una sorta di compito, che non è un compito perché sarà una cosa bellissima, è ripristinare la gioia. L'energia femminile è gioia, è movimento, è energia, è creatività, è entusiasmo, è portare fuori la nostra parte più bella di noi stesse. Quindi non è che dobbiamo fare cose strane, cioè metterci a pregare, che è anche una bella cosa, però voglio proprio dare delle cose anche pratiche. Quindi in questo primo giorno, che cosa faremo? Quindi la prima giornata, siete pronte? Siete pronte? In questa prima... Sì, poi vi metterò i voti! Allora, in questo primo giorno che cosa andiamo a fare? Allora, faccio col dito così perché mi sono scritta una serie di azioni e adesso lo sceglieranno loro. Perfetto. Allora, crea una playlist di canzoni, delle tue canzoni preferite. Tu ce l'hai una playlist di canzoni preferite? Allora, io ce l'ho, si chiama Brani che mi sono piaciuti, l'ho creata tramite YouTube. Ta-da! Esatto. Perché la musica? Perché le canzoni? Perché la musica è frequenza, la musica è vibrazione, e quello che noi ascoltiamo in realtà condiziona il nostro subconscio e la nostra mente. Eccola, lo sapevo! Wow! Amati per amare, bellissimo! Se non la conoscete, andatela a sentire, di Daniele, è fantastico. E Tania, stiamo seguendo un percorso insieme. Quindi, playlist delle canzoni che ti piacciono, e falla adesso, cioè proprio appena spengo il video, tanto non ci sta un cavolo da fare. Ci abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Perché la musica, dicevo? Perché la musica è una frequenza, sono vibrazioni. Più noi siamo come delle stazioni radio, esatto, frequenziamoci. Noi siamo come delle stazioni. Se noi vogliamo avere abbondanza, dobbiamo metterci sulla frequenza dell'abbondanza. Se noi vogliamo essere gioiose, dobbiamo metterci sulla frequenza della gioia. Quindi, quale cosa migliore se non iniziare a sentire delle musiche che ci danno gioia, non musiche deprimenti, pallose, no. Oggi playlist della gioia, musiche che vi danno gioia. Io vi potrò condividere con voi le tre canzoni che per esempio mi danno più gioia, che mi danno più anche amore per me stessa. Una l'ha scritta Tania e lo sapeva lei, Amati per amare, di Daniele Di Benedetti. Un'altra è una canzone sciamanica che mi sono ascoltata stamattina. Vabbè, facciamo così, ve le posto qua sopra perché ce ne sono tante. Io ce ne ho tante, c'è la musica dance, cioè non deve essere per forza un genere preciso, può essere una musica gospel, io per esempio adoro il gospel, musica dance 70-80, 90, una musica jazz, una musica di violini, per esempio Shirley Stirling, io l'adoro. Non so se la conoscete, una violinista fantastica. Così, e ognuno di voi è chiamato a condividere la sua playlist del gruppo. Oh, fantastico! No, qua sotto nei commenti, proprio nel gruppo. Io voglio sto gruppo che si riempie di canzoni fantastiche, di playlist da urlo, ok? E poi che cosa facciamo con queste canzoni? Ce le ascoltiamo? Solo reggaeton. Benissimo, Clari. Allora, posta la tua playlist sul gruppo. Potete farlo anche tramite YouTube Music, selezionate il link, cioè per esempio, no, vi fate così, create la playlist su YouTube. Spero, cioè lo sapete come si fa, no? Se non lo sapete, andate su Google e cercate come creare playlist su YouTube, ma è facilissimo. Una volta che avete messo in fila le vostre canzoni,
le postate il link di tutta la playlist sul gruppo, così ognuno di noi si motiva e si ispira con le canzoni degli altri. A me mi pare un'idea fighissima. E che cosa facciamo? Ce le sentiamo durante il giorno, che ne so, stiamo cucinando, mettiamo la playlist, non possiamo disturbare gli altri perché sono rompiscatole, ci mettiamo le cuffie nelle orecchie, ma la cosa migliore, ragazze, è quella di mettervela mattina appena vi svegliate. Questa è una cosa bomba proprio, la mattina appena ti svegli davanti allo specchio, shake, shake, shake e a posto. E inizi la giornata già in una maniera incredibile. Indicazioni gruppo specifica. In che senso? A me ripiace, che bello! Quindi, primo compito di oggi, compito, non mi piace compito, sembra di sta scuola. Fico! Yeah! Date un urlone, yeah! Dobbiamo imparare anche ad usare la nostra voce, anche questo fa parte del processo di guarigione, perché tante volte siamo proprio il chakra della gola è bloccato. Invece, mettetevi le vostre canzoni, cantatele a voce squarciagola, proprio ballate, cantate, esprimetevi e l'energia femminile così si attira alla grande. Alla grandissima, perché viene fuori proprio chi siamo noi veramente. Siamo degli esseri divini, siamo luce, siamo energia, siamo strafottenza anche. Nel senso che no, che siamo maleducate, ma nel senso che vogliamo, cioè, chi vuole sta con noi, sta con noi. Chi non ci vuole sta, se ne va nel dormitorio. O nota? Ok, quindi sfida number one accolta. Adesso inizio a postare le mie tre canzoni sul gruppo e voi fate lo stesso e ci vediamo domani più o meno alla stessa ora. Facciamo 5 e mezza 6 per la seconda challenge e poi ovviamente mi dite come vi siete sentite. Ok, raga? Mua.